Ciao Filippo Massimo, eccolo qua. Eccomi, allora, sono qua. Allora, Filippo, è importante dire una cosa. Io so che tu sei stato ascoltato in procura, credo quando, ieri? Sì, ieri mattina. Quindi non svegliamo nulla che non si possa svelare, però a questo punto tu hai visto che noi siamo andati lì, stiamo parlando di un mese fa. Il fatto è avvenuto, ma che cosa è successo? Perché qui si danno due versioni diverse. Allora, è successo che io mi sono appostato insieme al mio cameraman la mattina verso le 7, ok? E lei è uscita di casa alle 11. Per tutto il tempo noi ovviamente, benché nascosti, abbiamo tenuto sott'occhio il portone dell'abitazione della Paladino e davanti a quel portone non c'era nessuno, non c'era nessun uomo della scorta, non c'era proprio un'anima, perché non è una via poi di enorme passaggio, ma di certo non c'erano gli uomini della scorta. Lei è uscita alle 11 del mattino. E posso dire una cosa, mi sembra un po' inverosimile che un premier in un momento di pandemia alle 11 del mattino sia ancora dentro la casa della fidanzata, tant'è che ci risulta che in effetti il buon Conte stava lavorando, perché alle 11.30 era in collegamento a Palazzo Chigi per la cerimonia in onore di Willy Montero Duarte, quindi in realtà probabilmente non stava a casa, ma stava già a Palazzo caro Chigi. Roma, caro Roma, caro Roma, io e te credo che abbiamo un curriculum pieno di processi e cose, quindi il premier non c'è né mai verrà nei nostri programmi, credo, però prendo atto di quello che mi stai dicendo. Hai sentito, però c'è un punto, uno all'interno del supermercato dove io sono andato mi diceva ma quella ragazza piangeva, era preoccupata, spiega un po' se anche tu dai questa versione. Ma non piangeva affatto, anche perché lei appena mi ha visto, neanche ho aperto bocca, che in 3 secondi si è rifugiata dentro al supermercato, dove io tra l'altro sono entrato un secondo, ma appena il proprietario ci ha respinti noi siamo in buon ordine usciti fuori, quindi non è che l'abbiamo seguita o molestata fino all'interno del supermercato. Ti chiedo una cosa alla regia, forse dovremmo avere delle immagini, non le abbiamo queste immagini? Perché... Ecco, però magari prima del TG della notte se riuscite a darmele, perché avremo delle immagini, grazie al sito di Dagospia, correggetemi se sbaglio, grazie al sito di Dagospia, che ritraggono effettivamente Olivia Paladino all'interno di questo supermercato. La domanda che ti faccio però è la seguente, perché cercavate di intervistare la Paladino, se non sono indiscreto? Beh, la cercavamo per delle questioni che riguardano l'albergo di sua proprietà e amministrato dal padre. Quindi